allora era esagerato. C'è da dire che l'esercito transalpino prosegue verso Napoli non con un unico corpo, ma a varie bande, cioè ogni generale aveva il suo contingente militare, un po' come si muovevano le popolazioni barbariche, e un po' come le popolazioni barbariche arrivavano a San Germano, andavano al Monte Cassino, dove il povero abate era costretto a versare denaro sonante per costringerli quasi ad andare via e non tormentare il monastero e la popolazione. Quindi passarono vari generali e tutti quanti furono, come dire, sovvenzionati in maniera forzosa all'abate di Montecassino, che veniva minacciata ad ogni piè sospinto di essere imprigionato e di essere fucilato in piazza. Però l'esercito non c'era più, le masse di cui parlava Claudio si cominciavano allora a costituire, ma non c'era ancora un piano organico di resistenza, come non ci sarà neanche dopo, e quindi i francesi e i collaborazionisti locali hanno vita facile. C'è però una cosa che i francesi non avevano calcolato. Sfaldatosi l'esercito borbonico, fu il popolo, ecco perché c'è una piccola Vandea, parlavamo prima di piccola Vandea, fu il popolo che prese le armi. Ma non le prese tanto, come diceva Claudio Saltarelli prima, perché c'era stato il famoso proclama con cui Ferdinando IV aveva detto Grazie. no, presero le armi per difendere i propri territori, le proprie case, le proprie abitazioni, le proprie famiglie, i propri raccolti, la propria dignità, le proprie donne. Era una difesa, era, come dire, una difesa personale, cioè, perché questi venivano, non avevano. Erano dei predoni che venivano, e poi lo vedremo in seguito quando ripasseranno, e quindi ci si doveva difendere, e l'unica cosa che si doveva difendere era la propria, l'integrità fisica, i raccolti, il grano, le derrate alimentari, le donne, le chiese, ecco, tutte queste cose qui. Però il movimento di reazione popolare ai giacobini invasori parte dalla Sicilia. Perché, come abbiamo visto prima, la corte borbonica si era rifugiata in quel di Palermo. Una notazione curiosa, ma mica poi tanto. Ferdinando IV governava già da qualche tempo, siamo nel 1799, forse da 30 anni, anche di più, forse. Ebbene, non era stato mai in Sicilia. Ferdinando IV, la prima volta che va in Sicilia è perché è costretto dai giacobini. Tant'è vero che i siciliani, che sono stati sempre un po' molto restii, no? Anche dopo, dimostrato nel 1860, rimasero molto tiepidi ad accogliere Ferdinando IV della reggia di Palermo, il Palazzo Reale di Palermo, a differenza di Ferdinando IV, che invece si dilettava molto a Palermo, perché c'aveva delle riserve di caccia in cui lui poteva sfogare questa sua passione, che era la caccia. Fatto sta che un giorno, nella corte borbonica di Palermo, mentre tutti quanti i generali, l'esercito borbonico, pensavano a come difendersi in Sicilia, perché prevedevano che prima o poi Championnet e i Giacobini avrebbero raggiunto in Sicilia, quindi volevano fortificare le coste e quant'altro, o volevano allertare quello che rimaneva della marina borbonica per cercare di contrastare lo sbarco alla Calabria in Sicilia, si presenta uno strano personaggio. E chi era questo strano personaggio? Era il cardinale Fabrizio Ruffo, che non era un cardinale, ovvero sia, era un cardinale ma non era prete, quindi vabbè, era la stranezza che allora si poteva diventare cardinale anche senza aver preso i voti sacerdotali. Il quale Fabrizio Ruffo, che era un potente cardinale di Santa Romana Chiesa, che aveva dato molta buona prova di sé servendo parecchi pontefici, per esempio nessuno sa due cose il cardinale Ruffo, che non è quella leggenda nera che è stata dipinta sui libri, o il brigante, quel malfattore, ma era una persona di una, come dire, di una lungimiranza veramente molto molto avanzata per quei tempi. E beh, il cardinale Ruffo, per esempio, è stato quello che per primo ha tentato di prosciugare le paludi pontine. È stato lui il primo a iniziare questa bonifica e poi portata avanti durante il periodo fascista. Il cardinale Ruffo era quello che aveva inserito la produzione incentivata
intensiva dell'olivo e dell'uva, dell'ulivo e del vino, quindi delle vigne dello Stato Pontificio. Era stato l'amministratore della tenuta di San Leucio, qui a Caserta. Quindi era un uomo, perché per quei tempi, di una intelligenza molto avanzata, e quindi era, e proprio per questo, pur avendo dato ottima prova di sé a Roma, il pontefice fu costretto a dargli la buona uscita, quindi a licenziarlo, anche se con onore, perché era andato ad intaccare gli interessi della borghesia capitolina, che era sempre molto restia a queste aperture che significavano anche un po' perdere il potere su quelli, sugli appalti, sulla crash e quindi su tante altre cose. Il cardinale Ruffo però dov'è che dimostra tutta la sua perizia di uomo di governo e di armi, forse meno magari dal punto di vista proprio religioso? Si presenta a corte, chiede udienza dai sovrani e propone una cosa folle, perlomeno in quel contesto. Ma perché pensate a difendervi? Attacchiamo noi i francesi. Secondo me, io non la già me l'immagino, ma secondo me l'avranno pigliato per pazzo. Cioè, un uomo di Santa Romana Chiesa che dice: invece di difenderci dai francesi, attacchiamoli noi. E la prima domanda che gli fanno è: con quale esercito? Noi abbiamo più niente. L'esercito che avevamo noi si è liquefatto, si è sciolto come neve al sole, con quale attacchiamo? Non vi preoccupate, ci penso io a raccogliere l'esercito, cominciando dai miei fedeli calabresi, perché lui era un calabrese. Ci sono un po' di contrasti all'interno della corte. All'inizio non viene preso sul serio, poi però qualcuno comincia a pensare: ma forse, cioè, la miglior difesa è l'attacco, quindi perché non provare? Tanto noi che ci rimettiamo, noi siamo qui al sicuro nel palazzo, chi va a sfidare i francesi sarà lui, ha detto che riesce a mettere in piedi un esercito, diamogli questa chance. A dire il vero, oltre alla chance e al permesso, avrebbero dovuto mettere a disposizione perlomeno un quantitativo minimo di truppa che stava in Sicilia ed un quantitativo un po' più sostanzioso di denaro. Effettivamente però non ha dell'uno e dell'altro, cioè, come per dire, hai voluto la bicicletta, adesso pedala, cioè venditela tu. Però Ruffo non si dà per vinto, raduna 6-7 persone di sua fiducia, e tra queste 6-7 persone c'è anche Domenico Pedromasi, che era un illustre cattedratico, un illustre dottore siciliano di Augusta per l'esattezza, che in quel mentre si trovava a svolgere alcune affari di famiglia a Messina. Viene conquistato dalla proposta, dall'idea di cardinale Ruffo, e si mette al servizio del cardinale Ruffo, ed uno di quelli che segue l'impresa all'inizio e alla fine. Diventerà poi commissario per l'approvvigionamento, quindi per la sussistenza, quindi assumerà anche dei ruoli importanti, ma soprattutto è importante in questo caso perché riesce a dare un, come diceva Claudio prima, a fare questo diario che è importante. È importante perché sicuramente viene visto dalla parte sua, dalla parte del Ruffo, però è importante perché dà una cronaca minuziosa giorno per giorno di quello che succede da quando parte la spedizione di Ruffo a quando finisce, e anche dopo, perché dà conto delle reazioni. Lo stile è quello che diceva Claudio prima, sì, è molto essenziale, un po' i commentari di Giulio Cesare, per chi ha letto, ha avuto il modo di leggere, certamente lo stile è diverso, però veramente è interessante, perché se uno vuol farsi una infarinatura di quello che fece il cardinale Ruffo in quella memorabile impresa, deve leggere, secondo me, Domenico Pedromasi, ma per un fatto molto semplice, perché lui lo scrive dal 1801. Ci sono altri reportage sul 1799, ma siamo già nel 1830, quindi siamo già 20 anni, quasi 30 anni dopo. Questo viene scritto nel 1801, quindi a pochi mesi dai fatti. Ma andiamo per gradi. Lui si reca in Calabria presso il feudo della sua famiglia, costringe addirittura il fratello, che era il titolare del feudo, a mettergli a disposizione soldi, armati, fucili e quant'altro, e comincia a raccogliere gente che viene da tutte le parti del meridione. E chi sono? Contadini soprattutto, artigiani, braccianti, ex soldati dell'esercito sbandati che non sapevano più cosa fare.
mette in piedi un campo in Calabria, poco distante da Reggio Calabria, quindi subito dopo lo sbarco, e questo campo ogni giorno si riempie di armati, fino a che riesce a mettere in piedi un'armata di 30.000 uomini. Voi penserete, il più è fatto? No, perché allora cominciano i problemi. Perché non era solo il problema di mettere in piedi un esercito, non c'era più. C'era il problema di dare una motivazione a questo esercito. E allora lui ha un'altra intuizione, secondo me, geniale. Qual era il simbolo dei francesi atei, dei giacobini, che erano venuti in Italia e quindi che erano venuti, si erano insediati a Napoli? Era l'albero della libertà. Sotto l'albero della libertà ci si univa in matrimonio, ci si ubriacava, si faceva l'amore e tant'altro. Quindi era, come dire, l'esaltazione massima del paganesimo. Lui invece, Ruffa, era un uomo di Santa Romana Chiesa. E che cosa pensa? Io contrappongo all'albero della libertà pagano il simbolo primo, principale della cristianità, la croce. Vi ricordate la battaglia di Ponte Milvio? Quando Costantino sconfisse le truppe di Massenzio, avendo avuto la notte precedente un sogno in cui ci fu l'apparizione della croce, in hoc signo vinces. Fabrizio Ruffo fa più o meno la stessa cosa. Tant'è vero che chiama il suo esercito armata reale e cristiana. Perché reale e cristiana? Reale perché era un'armata che faceva riferimento a Ferdinando IV in Borbone e quindi alla monarchia borbonica. Cristiana perché era cristiana, in hoc signo vinces. E non c'è partito, signori miei, perché il nostro è un popolo cristiano, un popolo cattolico, e quindi brandire la croce al posto della spada non c'era partita. Tant'è vero che lui inizia questa marcia trionfale, chiamerei io, dove deve subire anche parecchie difficoltà, si scontra a più riprese con l'esercito giacobino, si scontra a più riprese con l'esercito collaborazionista locale, però riesce proprio in virtù di questa aspettativa che aveva dato tutto alla sua truppa, di questo imprimatur che aveva dato alla sua truppa, riesce ad arrivare a Napoli ed era il giorno di Sant'Antonio, era il 13 di giugno. Quindi parte all'inizio di gennaio, arriva il 13 di giugno, alla fine di gennaio, quindi fine gennaio, inizio 8 febbraio. Quindi diciamo, grosso modo, da febbraio ai primi, al 13 dicembre, contate voi quanti mesi, saranno 4-5 mesi all'inizio. In 5 mesi riesce a mettere insieme, portare a frutto un'impresa che ha del sensazionale. Ha ragione Claudio. Se fosse stata, allora io sono stato 4-5, apro una piccola parentesi, io sono stato 4-5 anni fa in Vandea. In Vandea ci sono le statue, la Vandea è regione della Francia, ci sono delle statue che inneggiano ai conquistatori, ai vandeani, che si sono contrapposti ai francesi, ai giacobini. Voi avete visto mai la statua del cardinale Ruffo qui? Nemmeno a San Lucido, certo. Noi siamo stati a San Lucido quest'estate. Abbiamo avuto problemi anche a fare il convegno, perché lì c'è una ignoranza, ma non ignoranza in senso dispregiativo della cosa, come diceva il buon almirante, ignoranza nel senso che ignorano la storia. Tanto è vero che alla fine del convegno anche quegli scettici di San Lucido sono venuti a complimentare, diceva, ma noi tutte queste cose non le sapevamo, ed era il paese natale del cardinale Ruffo. Fatto sta che il 13 di giugno il cardinale Ruffo arriva alle porte di Napoli, conquista poi facilmente Napoli, perché c'è da dire anche un'altra cosa, non è vero, e qui si rientra nella storia, deve essere sempre indagata a 360 gradi. Da qualche mese, ovvero sia già da marzo e anche ad aprile, le truppe giacobine stavano cominciando ad abbandonare Napoli. Perché abbandonarono Napoli?
Perché l'armata austro-russo di Suvorov dell'Italia settentrionale aveva già sconfitto un paio di volte le truppe napoleoniche e Napoleone aveva bisogno di tutti gli effettivi per contenere l'avanzata della coalizione austro-russa. E quindi queste truppe, così asciate, adondate, così come erano arrivate, se ne cominciano ad andare. E qui cominciano i problemi per la terra, per la nostra terra. Comunque il 13 di giugno c'è la conclusione di fatto della Repubblica Napoletana, una repubblica, e questo lo dico a qualche amico che so che è ancora un po' dubbioso, qualche amico, faccio il nome, qualche amico di Casalbieri che vedo qui vicino a me, Franco Iad, sto scherzando, chiaramente. No, no, ti dico perché sei dubbioso. La Repubblica Napoletana non è mai stata riconosciuta ufficialmente dal direttorio francese. E sapete perché? Ma perché era logico che non dovesse riconoscere. Perché quando Napoleone Bonaparte andava in tutta Europa e conquistava i vari stati, non voleva creare delle autonomie all'interno di questi stati, che dovevano essere solo dei serbatoi derrate alimentari, grano, risorse. E quindi se andiamo a formare una repubblica, quindi diamo un'autonomia locale, è evidente che tutto il gioco va a carte 48. Gli ambasciatori della sedicente Repubblica Napoletana vanno a Parigi, caro Franco, ma non vengono neanche ricevuti da Napoleone e dal direttore, perché era una cosa, tant'è vero che Championnet viene richiamato in Francia nel luglio, se non vado errato, del 1799, viene sottoposto a processo, viene messo in prigione proprio perché non aveva impedito la formazione a Napoli della Repubblica Napoletana. Poi sarà liberato, si coprirà di gloria, morirà nel 1800, giovanissimo, durante un combattimento. Però per dire, ecco, sfatiamo anche questa leggenda, perché questa è veramente una leggenda. La Repubblica Napoletana non è mai stata riconosciuta dal direttorio francese. Anzi, c'erano delle precise, io nel saggio credo di averlo scritto, non mi ricordo bene, ci erano delle precise direttive del direttorio in cui si doveva impedire a tutti i costi che a Napoli si creasse una repubblica fatta di patrioti napoleoni, quindi l'Auberg e quindi Eleonora Fonseca e quindi tutti quelli che noi sappiamo. Ritorniamo al 13 giugno. 13 giugno viene riconquistata Napoli. Quindi a Napoli succede poi, voi sapete che a Napoli sono anche dotati, caro Cristino, di molto humor, no? Quindi che cosa fanno? Retrocedono San Gennaro, che era considerato giacobino, e innalzano Sant'Antonio di Padova, che era stato quello che aveva favorito la vittoria del cardinale Russo. A questo punto inizia una delle pagine più brutte del 1799, che è quella della restaurazione, la restaurazione borbonica. Cosa succede? Succede che Ruffo vorrebbe largheggiare della clemenza, vorrebbe impiegare la clemenza. Anche perché lui era convinto che usando la clemenza e non la mandaia, era assolutamente convinto che si potesse riportare tutto nello stesso alveo, quel popò di disordine che c'era stato. Qualcuno però a corte la pensava in maniera diametralmente opposta, e chi era? Era soprattutto l'ammiraglio Nelson La regina. ed era spalleggiata la regina Maria Carolina, che non dimentichiamo era la sorella di quella che qualche anno prima era stata decapitata, Maria Antonietta, no? Che qualche anno prima era stata ghigliottinata in Francia. Ruffo si batte con tutte le sue forze nel tentativo di impedire questa restaurazione forcaiola, diremmo oggi. Non ci riesce, addirittura con il rischio di essere imprigionato. Ci sono dei dispacci in cui la regina ordina a Nelson e all'ammiraglio Acton soprattutto di ricondurre Ruffo a più miei consigli, altrimenti di passare alle vie di fatto, ovvero sia di imprigionarlo. Non viene imprigionato, per fortuna, però viene esautorato. I latini dicevano, no, promoveatur ut amoveatur. Che cosa succede? Succede
Succede che viene promosso, gli danno un grado superiore che non ha alcun fondamento, però viene allontanato. Dice: tu hai fatto la tua impresa, ci hai riconsegnato il re, adesso mettiti da parte perché ci pensiamo noi. E io ci pensiamo noi, porterà alla formazione della giunta di scrutinio e alla condanna di questi 99 patrioti napoletani. I nomi li conosciamo tutti, sono quelli che stanno scolpiti a Piazza dei Martiri a Napoli, no, sono 99, c'era anche qualcuno diceva 210, no, sono 99. E quindi Domenico Cirillo, Pagano, Eleonora Pimentel Fonseca, Conforti, Cirillo, insomma, tutti questi che conosciamo benissimo. Effettivamente era una parte rilevante della cosiddetta intelligenza napoletana, però di quella intelligenza napoletana, di quella parte residuali, direi io, di quell'intelligenza napoletana che si era convertita al giacobinismo, perché effettivamente tutta la gran parte dell'intelligenza napoletana o non si era schierata o era rimasta indifferente. Attenzione, perché la Repubblica Napoletana, quelli che hanno aderito alla Repubblica Napoletana, era una parte esigua di questi intellettuali che d'altro canto non hanno mai legiferato su niente, o meglio, avrebbero voluto legiferare sull'inno a San Gennaro. Ormai una cosa hanno fatta, una cosa sicuramente l'hanno fatta, la rivoluzione come dire, dal punto di vista del territorio, no? La legge Bassal, la famosa legge Bassal, che a noi ci riguarda molto da vicino, perché per la prima volta San Germano, oggi Cassino, caro sindaco, vide coronato il suo sogno di rappresentare, essere il capoluogo. In questo caso il Cassino, allora San Germano, diventò capoluogo del Dipartimento del Carigliano, perché loro alla moda francese divisero il territorio del Regno di Napoli in dipartimenti, cantoni e mandamenti, cosa che era una riforma così astrusa che poi non entrò mai in atto, e dopo un mese, quando McDonald's sostituì Championnet al comando dell'esercito, abolì per ritornare alla vecchia ripartizione. C'è una bellissima frase del Galanti, che era uno dei geografi più importanti all'epoca, che dice: se una persona di notte si fosse messo sulla cima di un monte e con un compasso avesse fatto un cerchio per indicare una ripartizione invece di un'altra, forse avrebbe fatto un'opera più saggia, per farvi capire, insomma, quello che si fece. 99 persone vengono messe a morte ed è sicuramente una pagina nera della storia, bisogna dirlo, caro Claudio, con grande onestà, no, dico te perché tu ne hai parlato, non te lo dico perché non sei d'accordo, bisogna dirlo con grande schiettezza: è stata una pagina nera, è stata una pagina brutta che si sarebbe dovuta sicuramente evitare.